Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Boat Mag. Oggi siamo a bordo di una novità italianissima e sto parlando del nuovo Rio Yachts Le Mans 50, new entry nella famiglia dei coupé del cantiere italiano. È elegantissimo, è sportivissimo, insomma, non mi resta che presentarvelo. E allora, dopo la sigla, si parte! Iniziamo questo boat tour da poppa, dove troviamo la plancetta che può alzarsi e abbassarsi per immergersi in acqua. Qui invece un ampio prendisole a sbalzo, molto affascinante, esaltato anche da questi cuscini in azzurro. Ovviamente tutti i cuscini e i rivestimenti sono personalizzabili direttamente dal cantiere. Proseguendo verso prua si arriva alla dinette con questo bel divano a C, un tavolino che si può espandere e per aumentare le sedute ci sono questi due puff che riprendono molto l'arredamento di casa. E ovviamente in questa zona è stata inserita anche un mobile cucina con lavandino, doppio fornello a induzione e qui dietro i sportelli è nascosto un frigorifero. E perché no? Sopra l'hardtop i tecnici hanno anche nascosto una televisione per godersi le ore serali in compagnia. Postazione di comando ben riparata da questo maxi hardtop con davanti un super parabrezza dove osservare tutto il mare che abbiamo davanti. Postazione di comando con triplice seduta, quella principale al centro come sulle vere auto sportive, o meglio come sulle Formula 1. Devo dire, bei rivestimenti morbidi, ci si sente veramente in una posizione di comando e qui sotto vedo anche due schermi dove riesco, oltre a monitorare tutti i sistemi dell'imbarcazione, anche a monitorare la sala macchine, dove su questo esemplare ci sono due motori entrobordo in linea d'asse da 550 cavalli a gasolio per un totale quindi di 1100 cavalli, ma in alternativa si possono montare anche tre fuoribordo, comunque nascosti dalla paratia, per un totale di 1200 cavalli. Che ne dite? Il pozzetto sarà anche valorizzato dalle murate abbattibili, ormai un must, ma anche qui a prua lo spazio non manca. Guardate quanto è esteso questo prendisole che va addirittura in parte sul parabrezza, ma qui sull'estrema prua troviamo due divanetti contrapposti che creano una bellissima atmosfera. Sotto coperta gli ambienti sono molto freschi, con questo bianco abbinato all'azzurro e a questo marroncino grigio molto elegante. Ovviamente a prua troviamo la cabina armatoriale con questo letto matrimoniale e anche la televisione, ci sono le vetrate per dare luminosità all'ambiente. Qui al centro dell'imbarcazione il bagno con WC, bidet, lavandino e doccia separata e più verso poppa troviamo un'altra cabina con un letto che in questo caso è una piazza e mezza, c'è anche un divanetto per crearsi una zona un pochino privata e anche qui la televisione. E voi cosa ne pensate di questa novità italiana di 15 metri? Aspettiamo i vostri commenti qui sotto, se ancora non lo fate iscrivetevi al canale e ovviamente seguiteci anche su Instagram dove trovate dei contenuti super esclusivi. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Boat Mag. Ciao!